Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere le disequazioni logaritmiche. Vi ho proposto due esercizi perché nelle disequazioni logaritmiche è importante distinguere tra una base maggiore di 1, come qua che ho 5, e una base compresa tra 0 e 1, come qua che è un terzo, cioè 0,3. Come nelle equazioni logaritmiche, quello che dobbiamo fare è far sì che sia al primo che al secondo membro abbiamo il logaritmo nella stessa base. Partiamo con questa prima disuguaglianza. Al primo membro ricopio, mentre al secondo membro devo, al posto di 2, scrivere il logaritmo in base 5. Per le proprietà dei logaritmi, 2 non è altro che l'esponente da dare alla base del logaritmo. Quindi, quando voglio scrivere un numero sotto forma di un logaritmo in base qualsiasi, basta semplicemente scrivere quel logaritmo nella base ed elevare alla base a quel numero. Quindi nel nostro caso 2 è l'esponente che ho dato a 5. Ora che ho la stessa base a destra e a sinistra, andiamo a risolvere la disequazione. Dobbiamo risolvere un sistema dove la prima disequazione è data dalla condizione di esistenza, che vi ricordo consiste nel porre i nostri argomenti maggiori di 0. Ho un'unica condizione di esistenza, x meno 1 maggiore di 0, perché ovviamente in questo caso, in questo logaritmo, l'argomento è 5 alla seconda, cioè 25, che è un numero ed è chiaramente maggiore di 0 e quindi non va posta alcuna condizione. Ora invece la seconda disequazione è data tra la disuguaglianza fra gli argomenti. Siccome la base è 5, cioè maggiore di 1, la disuguaglianza va riscritta con lo stesso verso, quindi qui c'è minore, riscrivo minore. Quindi i logaritmi se ne sono andati e vado solo a risolvere la disuguaglianza con gli argomenti, quindi x meno 1 minore di, al posto di 5 alla seconda ho scritto 25. Lo mettiamo a sistema perché dobbiamo risolvere questo sistema di disequazioni per trovare la soluzione finale. La prima è una disequazione di primo grado, semplicissima, porto il meno 1 al secondo membro e quindi cambio di segno e diventa x maggiore di 1. La seconda, porto meno 1 al secondo membro, così diventa più 1, sommato a 25 diventa 26. Ora che ho risolto le due singole disequazioni, vi ricordo che la soluzione finale di un sistema di disequazioni è data dalla tabella delle linee, da non confondersi con la tabella dei segni. Se avete qualche dubbio, tranquilli, ho una playlist apposita sulle disequazioni lineari, così potete ripassare velocemente anche questo argomento. In pratica dobbiamo fare una retta andando a scrivere in ordine dal più piccolo al più grande le due soluzioni che ho ottenuto. Devo fare una linea quando x è maggiore di 1. 1 è qui, maggiore è a destra. Metto un pallino vuoto perché c'è solo maggiore. Se ci fosse stato anche l'uguale, dovevo mettere un pallino pieno. Nella seconda devo mettere una linea quando x è minore di 26. 26 è qui, minore è a sinistra. E anche qui pallino vuoto. La soluzione è data dall'intervallo in cui trovo contemporaneamente le due linee. Due linee perché avevo due disequazioni. Se ne avessi avuti 7, dovevo trovare la soluzione dove contemporaneamente c'erano 7 linee. Il nostro intervallo quindi è questo e la soluzione si scrive x compreso tra 1 e 26. Ora che abbiamo ben capito i passaggi per risolvere le disequazioni, andiamo a vedere la differenza nel caso in cui ho una disequazione con base compresa tra 0 e 1. Abbiamo detto che la primissima cosa è fare in modo che sia a destra che a sinistra della disuguaglianza ci sia lo stesso logaritmo nella stessa base. In questo caso, a differenza di prima, siamo già a posto, quindi non devo fare nessun passaggio, per cui partiamo subito con il nostro sistema. La prima disequazione, abbiamo detto, consiste nel porre le condizioni di esistenza, quindi due condizioni di esistenza, due disequazioni. L'ultima disequazione è data dalla disuguaglianza fra gli argomenti e poiché la base è compresa tra 0 e 1, devo riscrivere gli argomenti, ma con il verso opposto. Qui c'è maggiore, diventerà minore. Quindi, come avete capito, la cosa importantissima da ricordarsi è che quando la base è maggiore di 1, ricopio il verso della disuguaglianza. Quando la base è compresa tra 0 e 1, devo invertire. Se c'è maggiore metto minore, viceversa, se ci fosse stato minore dovevo mettere maggiore. Ora andiamo a risolvere le nostre disequazioni. La prima, porto il meno 4 al secondo membro, diventa più 4. La seconda, divido a destra e a sinistra per 5, così facendo 5 5 si semplifica.
0 fratto 5, 0 fratto qualcosa fa sempre 0 e quindi la soluzione è x maggiore di 0. L'ultima, il 5x lo porto al primo membro e quindi diventa meno 5x. Sommato a 1, 1 meno 5, meno 4x. Il meno 4 lo porto al secondo membro, diventa più 4. Ora, tutte le volte che l'incognita ha segno meno, vi ricordo che va cambiato segno a tutta la disequazione e anche il verso. Quindi diventa 4x, al posto di minore devo mettere maggiore, e qui al posto di 4 cambio segno meno 4. Divido tutto per il coefficiente davanti all'incognita, quindi nel nostro caso 4. Così facendo 4 4 si semplifica e quindi la soluzione della terza disequazione è x maggiore di meno 1. Ricopio tutte le soluzioni in bella copia. Anche qui vado a fare la tabella delle linee mettendo come sempre i numeri in ordine dal più piccolo al più grande. Devo mettere una linea quando x è maggiore di 4. 4 è qui, maggiore a destra. Pallino vuoto perché c'è un maggiore solo e non ho anche uguale. Seconda, devo mettere una linea quando x è maggiore di 0. 0 è qui, maggiore a destra. Ultima, mettiamo una linea quando x è maggiore di meno 1. Meno 1 è qui, maggiore sempre a destra. Dove trovo tre linee contemporaneamente? Qui. E quindi l'intervallo ottenuto è questo, ovvero la nostra soluzione è x maggiore di 4. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Abbiamo questa disequazione e la primissima cosa da fare è imporre la condizione di esistenza. Dobbiamo quindi risolvere un sistema di tre disequazioni. I logaritmi erano 4, ma come sapete, poiché qua ho 8, che è un numero, non devo imporre la condizione, quindi ho soltanto 3 condizioni. Andiamo a risolvere il sistema. La prima è già risolta, quindi la ricopio. La seconda porto il 2 di qua e cambio segno. La terza porto il 2 di qua e quindi diventa meno 2. E poiché la x è negativa devo cambiare segno a tutto e anche verso. Faccio la tabella delle linee, devo mettere la linea quando x è maggiore di 0, quindi da qui in avanti, sempre pallino vuoto perché ho solo maggiore. Poi devo mettere una linea quando x è maggiore di meno 2, quindi da qui in avanti. L'ultima metto una linea quando x è minore di 2, quindi da qui indietro. Dove ho tutte le tre linee contemporaneamente? Qui. Quindi la soluzione è data da questo intervallo, ovvero si scrive x compreso tra 0 e 2. Ora, come nelle equazioni logaritmiche, anche qui il nostro obiettivo è avere un unico logaritmo al primo membro e un unico logaritmo al secondo membro. Vi svelo un trucchetto. Per far sì che i calcoli siano più semplici, facciamo così. Trasportiamo tutti i termini che sono negativi, come questo, al secondo membro, in modo da avere i coefficienti dei logaritmi tutti positivi. Per cui questo e questo lo ricopio, questo portato di qua diventa più e questo lo ricopio. Perché così è più comodo? Perché se mantenevamo il segno qua meno, avrei dovuto applicare la proprietà dei logaritmi e quindi dividere e quindi andare a risolvere delle disequazioni fratte. Invece così, con questo trucchetto, andiamo ad avere solo dei prodotti. Per cui applichiamo la proprietà vista nel primo video della playlist e portiamo questo coefficiente all'esponente. E siccome qui c'è un più, leghiamo questi due logaritmi con un per tra gli argomenti. Quindi logaritmo di 8x alla seconda, perché questo 2 va qui e diventa x alla seconda. Moltiplico gli argomenti, 8x alla seconda. Maggiore, uguale, questi due logaritmi sono legati da un segno più, quindi scrivo un unico logaritmo e moltiplico i due argomenti. Ora che ho un unico logaritmo a destra e un unico logaritmo a sinistra, passo alla disuguaglianza fra gli argomenti. La base è sottintesa, quindi è 10, ovvero è maggiore di 1, per cui, come abbiamo detto, devo ricopiare il verso. 8x alla seconda, maggiore, qui faccio già i calcoli, questa è una somma per differenza, e quindi sappiamo che va fatto x per x, quindi meno x alla seconda, e 2 per 2, 4. Se non vi ricordate questo prodotto notevole, tranquilli, ho una playlist anche per questo. Ora, questo termine lo porto al primo membro, quindi diventa più x alla seconda.
e questo portato al primo membro diventa meno 4. Sommo i due termini simili, 8 più 1, 9, e vado a risolvere una disequazione di secondo grado. Sappiamo che queste disequazioni si risolvono prima uguagliando a 0. Trovo le due soluzioni, questa è un'equazione pura e quindi sapete che dobbiamo portare il termine noto al secondo membro, dividere tutto per il coefficiente davanti all'incognita, così facendo 9 e 9 se ne va. E quindi le due soluzioni sono più o meno la radice del termine noto. La radice di 4 è 2, la radice di 9 è 3, quindi più o meno 2 terzi. Queste sono le soluzioni dell'equazione, ma dovevamo risolvere una disequazione. Usiamo la solita tecnica del dice che abbiamo già visto negli altri video. Dobbiamo guardare il segno di x alla seconda, quindi 9 positivo, e il verso maggiore positivo. Più più sono segni concordi, quindi le soluzioni sono date dai valori esterni. Quindi l'intervallo si scrive x minore del numero più piccolo oppure x maggiore del numero più grande. Questa soluzione la dobbiamo mettere a sistema con la condizione di esistenza. Quindi andiamo a fare la tabella delle linee e troviamo la soluzione finale. La prima linea la devo mettere tra 0 e 2, quindi qui. La seconda linea va messa quando x è minore di meno 2 terzi, minore a sinistra, e quando è maggiore di 2 terzi, da qui in avanti. Dove trovo contemporaneamente due linee? Qui. E quindi la soluzione è data da questo intervallo, ovvero x compreso tra 2 terzi e 2. Ecco qua, da brava coach di matematica, ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Monia Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.